Sì, ma insomma la partita nostra è fondamentalmente una festa. È una festa dove però si ragiona, si pensa, si è vicini a poi delle persone che continuamente durante un anno, 10 anni, 30 anni, purtroppo c'è bisogno di loro, se per ancora tantissimi anni noi dobbiamo essere al vostro fianco. E succede anche in casa nostra, no? certe cose, perché poi si pensa sempre che succede a casa degli altri. Sì, è vero. Quando ti succede a casa tua, ti rendi conto che ti devi poi basare su delle associazioni, quindi noi non possiamo fare altro davvero che dire grazie a tutti coloro che poi portano delle risorse, vengono a vedere della gente che non è capace di giocare a calcio, anche se devo dire questo giro porteremo dei campioni veri, così almeno anche dal punto di vista tecnico la partita sarà più bella. Lo spettacolo è anche quello, no? E lo spettacolo è quello. Chi potete come campioni? Lo diciamo tra un po', lo diciamo tra un po'. Fra un po' si dice. Io farò la VAR, fuori il campo la VAR, sarebbe va quel paese appena reclami, questo è il significato della VAR e sono stato dedicato alla prima parola V. Però è bello, come ha detto Paolo, poter mettere a disposizione la nostra immagine. Abbiamo avuto la fortuna di diventare popolari, vicini alla gente che sta a casa, e quindi è bello mettere a disposizione questa immagine alla gente che ha bisogno, alle persone che veramente hanno bisogno, perché noi siamo un po' fortunati a fare questo lavoro perché ci divertiamo anche, vero? Quindi è giusto metterlo ogni tanto a disposizione di chi ha bisogno. Presidente, grazie. Questa volta pubblico e privato insieme a favore del Gaslini, un grande evento. Un grandissimo evento, il privato ancora una volta si mette a fianco del Gaslini, questa volta anche con un'attività sportiva che rappresenta effettivamente quella che è la lotta e la battaglia di tutti i giorni per vincere le malattie che affliggono i bambini. È una battaglia che spesso ha un risultato positivo, siamo contenti e ringraziamo gli sponsor che ci aiutano in questa occasione, e credo che l'esempio di collaborazione fra il privato e il pubblico, fra l'associazionismo di tutti i tipi, le fondazioni che sono al fianco di una istituzione qual è il Gaslini, così importante in Italia e nel mondo, siano di esempio proprio per insieme vincere il male. Come utilizzerete i fondi raccolti con la partita del cuore? Un contributo importante per sviluppare la ricerca clinica a vantaggio dei piccoli pazienti. In ospedale abbiamo bisogno non soltanto di utilizzare i farmaci, ma anche di studiarne il funzionamento. E questo si fa attraverso un percorso che si definisce di sperimentazione clinica. Abbiamo bisogno per far ciò non soltanto di laboratori attrezzati, non soltanto di officine farmaceutiche, ma anche di strutture di sostegno, che si chiamano centri trial, che possano facilitare il lavoro dei ricercatori prima e dei medici poi, che al letto del paziente appunto poi sono in grado di verificare il farmaco. Tutto questo noi lo faremo attraverso la realizzazione di un'infrastruttura integrata che già mette a fattor comune tante realtà presenti nel nostro istituto e che grazie a questo finanziamento però potranno giovarsi di un'implementazione sia dal punto di vista delle attività di laboratorio, come dicevo, sia dal punto di vista dell'operatività di processo, cioè dell'organizzazione dell'attività mettendo insieme professionisti, tecnologie e farmaci per una medicina sempre più personalizzata e innovativa.